fate proprio lì nel centro. E questo è nel 97, che è il primo paper che ha fatto vedere con colori i differenti fasci nel cervello. E andremo più in dettaglio dopo. Ecco. Allora, volevo giusto dirvi che io sono andato nel 91 in questo laboratorio, e dopo, quando si è ritirato, è andato in pensione il professor Carles Bern, ed è che è andato in una bella università, sono diventato direttore di questo lavoro che era 2008. Sono un paio di cose che mi hanno fatto una estrema impressione, e questo ve li faccio vedere. A parte delle femorali, la scoperta delle femorali che era nel 92, sono altre due scoperte che sono fatte in questo centro. Una è questa qua. Nel 95 è venuto Anders Dale, è il creatore del FreeSurfer. Se avete sentito il FreeSurfer, un software che va alla grande per fare cose automatiche nel cervello, su tutte queste segmentazioni o registrazioni, diverse modalità, eccetera, eccetera. Se entrerete nel campo della neuroimmagine, vedrete e sentirete di queste persone, del loro lavoro. Comunque, Anders Dale, quando ha finito il suo PhD in San Diego, è venuto al Mass General Hospital proprio perché c'era la tecnologia fMRI e magnetoencefalografia, e aveva l'obiettivo di unire, di integrare queste due modalità. Perché? Per vedere, come diceva lui, the movie of the brain, il film del cervello. Cioè, quando fai qualcosa, un task, come per esempio questi soggetti vedono immagini di una casa, nient'altro. E tu vedi come la informazione in un vai a un millisecondo. Che cosa sta succedendo nel cervello? Cioè, l'informazione viene qua dietro e poi si proietta davanti. E questo è The Movie of the Brain. E Anders Dale ha fatto vedere questo nel 97 a San Antonio. C'era in questo congresso e presentavamo anche noi quelle immagini che avete visto a colori dei fasci. Erano due cose nuove in quel tempo. E questo veramente ha rubato lo spettacolo, perché è una cosa veramente impressionante. Lui, per fare queste immagini, ha dovuto, come si dice, inflate the brain. Come si dice inflate? Come fare? Gonfiare il cervello. Cioè, se il cervello non fosse gonfiato ed era con tutte le fessure, diciamo, non si potrebbe vedere questa cosa, questa onda.